Siamo con la signora Manuela di Pinerolo, ci deve raccontare una testimonianza che l'ha turbata molto, di un fatto che vede vittima un cane e poi di conseguenza anche lei e alcune persone. Cos'è successo? Questa mattina mi reco alla prealpina, parcheggio e sento un cagnetto abbaiare, quindi lo cerco, mi avvicino all'auto e vedo che questo cagnetto, un pinscher peraltro, era rinchiuso in una macchina con sì, i finestrini abbassati per circa 3-4 cm delle portiere anteriori, ma comunque indubbiamente al caldo. Ho provato a chiedere in 2 o 3 punti vendita che erano direttamente di fronte all'auto, se ci fosse il proprietario, ma purtroppo non mi è stato possibile trovarlo. A quel punto si è avvicinato un altro signore che, come me, era interessato alle sorti del cagnolino e abbiamo cercato qualche cosa per porre rimedio alla sua situazione non piacevole. Dopo alcuni minuti ho deciso di provare a chiamare qualcuno, quindi ho chiamato la polizia, che mi ha risposto che loro non sono preposti a questo tipo di interventi e mi hanno consigliato di chiamare i carabinieri. Ho chiamato i carabinieri di Pinerolo, i quali mi hanno risposto che non potevano intervenire perché non ne avevano la possibilità. Mi hanno dato il numero del comune di Roletto, visto che quello è il territorio di Roletto, per chiamare la polizia municipale. Ho fatto 2 tentativi di chiamata al comune di Roletto, ma non mi è stato proprio risposto al telefono. A questo punto, trascorso ancora un altro quarto d'ora, quindi io e questo signore siamo stati lì mezz'ora prima che arrivasse il proprietario dell'auto. Arriva finalmente il proprietario dell'auto, il quale di fronte alle nostre rimostranze, perché non si lasciava un cane chiuso in un abitacolo arroventato dal sole, ha cominciato a prenderci a male parole, insulti e inviti a farci i fatti nostri, non detti in questi termini. A questo punto, dopo uno scambio di opinioni piuttosto acceso, il signore molto elegantemente se n'è andato. Ma io mi chiedo, a parte l'ignoranza di quest'uomo che mi lascia un cane a 40 gradi chiuso in macchina, visto che ovunque in televisione, eccetera, ci dicono di far presente, di chiamare le forze dell'ordine, perché adesso i maltrattamenti agli animali sono un reato penale. A chi ci dobbiamo rivolgere noi quando succedono queste cose? Perché cioè, io posso chiamare, ho chiamato tutti, avevo solo più da chiamare l'ambulanza, ma nessuno si è degnato di darmi retta. Cosa devo, spaccare il vetro dell'auto io, privato cittadino, per poi farmi arrestare?